Buona la prima, la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità vince la prima partita del campionato C-Silver Girone B, battendo il Flavio Basket Pozzuoli. Una partita non scontata e che solo nell'ultimo quarto ha visto la compagine salese prendere il largo. Ottima la prestazione di tutti i ragazzi, in modo particolare del capitano Ambrosano e del resto della squadra che si è fatta ben rispettare sotto i canestri, così come nelle soluzioni d'attacco. Coach Aumenta ha fatto un buon lavoro, oggi era assente il capo allenatore Festinese, ma certamente Aumenta non lo ha fatto rimpiangere più di tanto. Prossimo impegno per la Diesel Tecnica contro il Napoli Basket Academy, impegno in trasferta abbastanza complesso. Sentiamo ora le interviste a caldo dei protagonisti di questa partita. Come hai vissuto questa prima da capo allenatore in Serie C Silver? Sembra strano, perché fino a qualche mese fa nessuno avrebbe pensato di ritornare in campo, però è stato bello, è difficile spiegare le emozioni sia da parte mia, ma era visibile anche negli occhi dei ragazzi. C'è stata tantissima emozione, come se fosse stata una gara di esordio per la carriera di tutti. Coach Festinese, anche se non c'è, comunque è presente con noi, perché comunque segue gli allenamenti anche se a distanza, ci teniamo in stretto contatto. Però i ragazzi comunque stanno rispondendo con professionalità a tutti gli allenamenti e si sono fatti trovare pronti per la prima gara. Come l'avete vissuta questa prima dopo tanto tanto tempo? Ma è una situazione irreale, perché praticamente il campionato è iniziato adesso. A noi per tre quarti siamo stati attaccati a Sala Consilina e quindi credo che abbiamo fatto abbastanza da questo punto di vista. Quarto quarto abbiamo ceduto forse troppo repentinamente, potevamo fare qualcosa in più. Siamo una squadra giovane, l'obiettivo nostro è quello di portare qualche ragazzo in Serie B, perché la nostra casa madre praticamente la Virtus Pozzuoli, che sta in Serie B, quindi l'idea è quella di portare uno o due ragazzi l'anno prossimo nella rosa della Serie B, come quest'anno sta giocando Caresta, che praticamente è un ragazzo putiolano. L'idea deve essere quella di poter coinvolgere più ragazzi putiolani all'interno di questo progetto. Innanzitutto bentornati a tutti i dirigenti, a partire dalla presidentessa, a noi giocatori, a tutto il movimento regionale campano. Diciamo che dopo tanti anni di pallacanestro è come se fosse la prima volta dietro a un pallone, è un qualcosa di magico, di bellissimo. L'inizio della partita non è stato dei migliori, è la dimostrazione che avevamo entrambe le squadre tantissima voglia e infatti abbiamo fatto un po' fatica all'inizio. Noi abbiamo ripreso un mese fa, abbiamo lavorato tanto sotto il profilo fisico grazie a Daniele Caputo, il nostro tuttofare, preparatore, fisioterapista, dove ha fatto un grandissimo lavoro. Ripeto, fisicamente noi dobbiamo ancora amalgamarci bene, perché comunque siamo una squadra nuova, abbiamo riniziato a settembre, poi rifermiamoci di nuovo, 4 mesi fermi, ricominciamo. Siamo una buona squadra, però dobbiamo dimostrarlo sul campo.